Beh, sarò poco giornalista, ma mi viene la rabbia. Una rabbia che voi non potete immaginare quanto mi sale da dentro, ripensando a questi luoghi. Luoghi dove qualche anno fa, qualcuno dirà molti anni fa, sì, molti anni fa, io e molti miei coetanei venivamo in questo luogo che allora era bellissimo. Ci era invidiato da tutti i paesi, le cittadine del circondario. Erba bellissima, fiori. Qui c'era un vivaio di fiori meraviglioso con un addetto che era molto severo, specialmente con i ragazzi che calpestavano le aiuole. Oggi, beh, forse state vedendo voi stessi. Che vergogna. Che degrado. E nessuno parla, nessuno dice nulla. Beh, io vorrei invitare qualcuno che venite a fare una passeggiata qui in Villa Comunale, anzi nei giardini pubblici, dove una volta c'era il simbolo della città di Pagani, il pino. C'è immondizia dappertutto. C'è di tutto e di più. Dalle bottiglie di vetro, a qualche siringa, a qualche profilattico, a cartacce, a plastica, c'è di tutto e di più. E nessuno se ne cura. Beh, allora io vorrei invitare il prefetto Mazza. Eccellenza, non me ne voglia, ma questo è il simbolo di questa città. E noi la invitiamo a darsi una mossa, a invitare chi di dovere a fare pulizia qua dentro. Non se ne può. Eppure, badate bene, c'è ancora qualche mamma che ha il coraggio di portare qui il proprio bambino, la propria bambina a farla giocare su questi giochini che stanno in questi giardini pubblici. Quindi il desiderio di voler vivere questo ambiente c'è ancora. E allora perché non parlo di tornare a vivere? Chi deve fare la pulizia qua dentro? La multiservice, il consorzio, non lo so, non mi interessa saperlo, mi interessa solamente rivedere. Sembra che sia possibile. Questo luogo così come era una volta. A proposito, fra 20 giorni qui in Villa Comunale si verrà a votare perché la scuola elementare Alessandro Manzoni, Madonna che fa, Alessandro Manzoni, credo che si rivolterebbe nella tomba a vedere questo scempio, è sede di alcuni seggi elettorali. Beh, io mi immagino se da qui a 20 giorni non sarà pulito questo luogo. Beh, sapete che bella figura faremo? E sapete, miei coetanei, quanta rabbia continuerebbero a covare nell'animo, nell'intimo? Sì, noi una volta venivamo di queste panche, ci mettevamo a leggere, a studiare, a chiacchierare. Oggi c'è il deserto. È un deserto sporco, immondo, che non fa onore né alla città né, consentitemi signori commissari, né a voi che la state amministrando.